Oh, aspetta, questo qua non lo faccio da una vita. Ah, ok. No, infatti. Ok, mi riesce ancora. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video e dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial teorico. Come sapete, i tutorial teorici non sono dei veri e propri tutorial dove vi vado ad insegnare un trucco di magia, ma sono dei tutorial dove vado a rispondere piuttosto alle vostre domande che mi avete fatto inerenti all'ambito magico, raccontandovi un po' la mia esperienza, i miei pensieri e soprattutto cercando di darvi i consigli che secondo me sono più adatti a voi. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che se non siete iscritti, mi raccomando, fatelo e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti quanti i video. Detto ciò, io direi di leggere le domande che mi avete fatto su Instagram, che sono tantissime, che sono stratante, ok? E cercherò di leggere quelle più... ma sono veramente così tante? Cerco di leggere le più interessanti. A molte ho già risposto in altri video, come per esempio come si fa a trovare ispirazione per creare un gioco. A questa domanda ho già risposto in diversi altri video, quindi in caso andatevi a rivedere gli altri tutorial. Difficoltà dei giochi di prestigio con animali, colombe, conigli, ne hai mai provati a fare? Allora, vi dico la verità, non ho mai provato a fare roba con gli animali, per il semplice fatto che proprio non mi piace. Cioè è una tipologia di magia che non mi affascina. Tutto qua, ma penso che sia molto molto difficile. Non voglio diventare un mago, ma vorrei diventarlo per hobby. Mazzo per iniziare. Allora, praticamente sei diventato un mago, soltanto che tieni la magia come hobby. Ma mago lo sei. Magari non vuoi diventare mago professionista e vivere di magia, però mago lo sei perché conosci delle cose. Ti consiglio, come da ormai sempre, le Phoenix Standard e le Bicycle Standard. Le Phoenix hanno la particolarità che durano tantissimo. All'interno trovate già una carta bianca e jolly. All'interno delle Bicycle trovate soltanto dei jolly. Quindi io tra le due vi consiglio le Phoenix perché avete una cosa in più. Costano più o meno uguali e vi dureranno un bel po'. Non so perché, ma quando provo a fare delle predizioni ho sempre un'ansia pazzesca di sbagliare qualcosa. Direi che è normale perché stai facendo una predizione e se la sbagli sei fregato. Però questo forse è un bene, perché se tu hai, tra virgolette, ansia, anche il pubblico percepisce che tu hai ansia. E se il pubblico percepisce che tu hai ansia, vuol dire che è una cosa importante che veramente forse non riesce. Quindi tutta quanta l'attenzione è lì. Come rendere invisibile la carta ambiziosa? Oppure come rendere le tecniche meno visibili? Allora, dipende sempre come state facendo magia. Se state facendo magia per video, dovete trovare delle tecniche molto molto visuali. Per esempio questa, ok? Per far salire una carta. Se state facendo magia dal vivo, avete tutta quanta la misdirection a vostra disposizione. Comunque, per rendere invisibile una tecnica ci vuole dell'allenamento. Ma non è la cosa più importante rendere invisibile la tecnica, secondo me. La cosa più importante è gestire sempre la situazione. In quanto tempo riesce a imparare bene un trucco di magia? Dipende da che trucco è. Vi faccio un esempio. Questo effetto, che è un Ace Assembly, però lo faccio con i re perché si vede meglio. Vi porto questo esempio perché proprio rende l'idea di quanto tempo ci abbia messo per impararlo. Perché tuttora è in fase di allenamento. Si utilizzano 4 jack e 3 carte nere, ok? Spero che si vedano. Quindi 3 carte nere e 4 jack. E la cosa particolare è che le carte nere, ok, vanno lasciate in questo punto qua. Mentre per quanto riguarda i jack, li vado a mettere tipo in questa conformazione, tipo rombo. Fate attenzione, eh. Ora, quello che deve succedere è che le carte nere, una alla volta, devono passare al posto dei jack. Proviamo. Primo. Secondo. Terzo. Non ci credete? In realtà qua ora sono passati i 4 jack, perché se qua ci sono i 4 jack potete vedere che qui ci sono le carte nere. Papà. Allora, questo è un gioco di Giancarlo Scalia. Allora, questa è un Ace Assembly che ho visto da Giancarlo Scalia e mi piace da matti per il semplice fatto che è molto, tra virgolette, tecnica e rende perfettamente l'idea di quello che sta succedendo nella sua semplicità. Ecco, questo effetto l'ho visto e il giorno stesso già lo sapevo fare. Però mi sono accorto poi col tempo di determinate sottigliezze, di determinate mosse, di determinate parole che vanno a combaciare con i gesti, che questo effetto è ancora in lavorazione, capite? Quindi per quanto riguarda la tecnica la puoi imparare anche in un giorno, in un mese, in quello che è. Però per quanto riguarda la presentazione e il significato della magia attorno a te, quello ci vorrà tutta quanta la vita. Come fai a ricordarti tutti i trucchi? Allora, io non è che mi ricordo tutti i trucchi, mi ricordo delle tecniche che mi ricordano dei trucchi. Per esempio, non lo so, con questa tecnica posso fare un sacco di giochi, che può essere la carta che passa, che può essere uno scambio di carta, ok? Che può essere una sparizione. Ci sono un sacco di cose con la stessa tecnica che si possono fare. Quindi io non mi ricordo tutti quanti i giochi, ma nel momento in cui vedo una tecnica o mi viene in mente una tecnica, mi ricordo automaticamente tutti quanti i giochi che so fare con quella tecnica. Come non flashare? Allenamento. Qualcosa sull'allenamento delle dita prima di fare qualche mossa difficile. Allora io mi sono allenato anche in questo campo e c'è un allenamento di dita che vi consiglio particolarmente ed è questo. Ce l'ho anche fuori allenamento.
ok? Praticamente cosa si fa? Si fa indice, indice, ok? L'indice va sia a destra e poi si scambia con l'altro, eh? Quindi vedi, indice e poi si scambia. Torno su. Medio, medio e poi si scambia. Anulare, anulare, poi si scambia. Mignolo, mignolo e si scambia, ok? Quindi le prime volte magari vi verrà così. Questo è soltanto per la coordinazione delle dita. Poi magari col tempo vi verrà molto molto più fluido, ok? Io non ce l'ho allenato in questo momento, non lo faccio da una vita, però è figo. E dopo c'è chi anche torna indietro, ok? Quindi una volta che ha fatto mignolo mignolo torna indietro. Questo lo potete trovare sulla trilogy di Dan and Dave. Altri esercizi per le dita: c'è chi fa così per scaldarsele, c'è chi fa così, c'è chi si scrocchia le dita. A me non piace. Quello che faccio io è questo, ok? È l'unico che faccio perché mi dà più la sicurezza, proprio per la coordinazione delle dita. Un gioco per capire quanti anni ha lo spettatore. Allora, ora ragazzi, ci sono i social e c'è Facebook, voi potete sapere qualunque cosa sul vostro spettatore. Gli chiedete il nome: piacere, sono Jack, e tu invece come ti chiami? Franco. Hai anche un cognome, Franco? Franco Buco. Ciao Franco Buco, ora ti farò un gioco di magia. Mescola le carte, tacca tacca ta, e gli fate un gioco normale. Nel momento di rilassamento tra un gioco e l'altro andate su Facebook, cercate Franco Buco, vedete la sua faccia, vedete quanti anni ha. E magari, magari può sembrare una cavolata, ma in realtà è il miglior metodo ed è anche quello più veloce. Forzature, ragazzi, ho fatto un video sulle forzature. Come fare se lo spettatore insiste nel voler rivedere il trucco? Lo rifate ma con un altro metodo. Vi faccio un esempio. Fate attenzione, ok? Io ora ti scorro le carte così, tu mi dirai stop e ti ricordi la carta, ok? Mi raccomando, guardala, ricordala. E ora si va a tagliare da qualche parte all'interno del mazzo. Io non posso sapere ovviamente dove si trova, però nel momento in cui vado a cercare una carta, credo che la tua carta possa essere questa. Che carta era la tua? Il 9 di fiori. Olè, e il 9 di fiori appare. Va, rifammelo, 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 va bene, nessun problema. Dimmi stop quando vuoi. Stop, guardala, ricordala, mi raccomando. Ok, e si lascia in mezzo. Mescola le carte. Taga, taga, ta, taga, taga, ta. La tua carta è rossa. Di cuori. Il 6 di cuori. Puff. Avete fatto lo stesso, tra virgolette, effetto, però con due metodi diversi, e lo spettatore non potrà risalire al metodo, appunto. Come collego la magia alla musica per l'esame? Allora, guardati Tana Manga. Loro hanno fatto un numero fighissimo con musica e magia. Ciao Jack, sono un ragazzo di 13 anni e sono poco credibile quando faccio magia. Come faccio? Usa questo a tuo punto di forza. Ciao, io sono, ho 13 anni, lo so che magari potrà sembrarti strano, ma ma già a questa età ho un'abilità che molti non hanno. Hai giustificato perfettamente tutto. Come fai a gestire lo stress quando devi fare magia? Dei maghi famosi che sanno i trucchi. Quando ci sono arrivato ti risponderò, perché ancora tuttora mi fa stress. No, stress no, ma un po' di ansia sì. Quando hai amato di più la magia? Anno, ora. Hai mai sbagliato un trucco mentre registravi? A voglia. Come fai a far sparire una carta dal mazzo? Allora, ce ne sono tantissimi modi. Se sei al tavolo ti posso insegnare questo effetto, che è molto molto carino, che è già stato spiegato anche su YouTube da 52 Cards, dove sostanzialmente si va ad utilizzare, non lo so, una carta scelta. In questo caso l'asso, no, l'asso di cuori non si vede. Vado a prendere il 3 di quadri, ok? E si lascia da qualche parte in mezzo. E io vado a fare diversi mazzetti, ok? E lascerò il mazzo in questo punto qua, ok? E ora mi basta schioccare le dita che la tua carta, il 3 di quadri, scompare. Se vai a controllare il 3 di quadri non c'è, perché è qua. Ok? Come ho fatto? Semplicissimo. Semplicemente ho controllato la carta in cima. Quindi mettiamo caso che la carta scelta fosse stato il 3 di picche. E quando vado a indicare il mazzetto, inclino il mazzo verso di me e con il pollice tocco la prima carta, e la prima carta cade. Quindi è tac, tac, tac. Ok? E la prima carta è caduta. Questo è un buon metodo per far sparire una carta dal mazzo. Se trovo una persona che potrebbe essere rompipalle a sensazione, gli faccio comunque magia? Allora, una volta che arrivi a capire le persone a sensazione, puoi decidere come giostrartela. Io ormai le persone a sensazione le percepisco benissimo, so già se quello è uno stronzo o no, e decido se voglio mettermi io alla prova e quindi fare un gioco di magia ad una persona stronza per vedere come ne esco io, oppure posso semplicemente decidere, so che quello lì magari potrebbe darmi fastidio, quindi non gli faccio neanche un gioco, non gli faccio neanche vedere con le carte. Quale falsa conta preferisci? Beh, la più usata è la Hemsley, quindi questa, ok? Che si va a nascondere la terza carta, ok? In realtà è girata. Questa forse è la falsa conta più bella di tutte. Il pass è veramente così utile? No, ho anche risposto nell'ultimo video. Allora, rispondo all'ultima domanda. Fai un esempio di creare una storia usando un libro, va bene? Allora, adesso andremo a creare una storia con voi. Andiamo a prendere un libro qualunque, eh? Ta 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 ta.
preso un libro a caso, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Va bene, di Jonas Jonasson. Io leggerò una storia a pagina 216 a caso, l'ho aperta, e proverò a creare una storia col mazzo di carte. Magari non sarà bellissima, ma capite come più o meno si può fare. Io cerco degli elementi che possono essermi utili. In questo caso, in questa storia, c'è un assassino, il compito che era gestire una missione scientifica, quindi c'era una missione, e c'era il comandante delle forze armate. E raga, è proprio un'idea, lo sto facendo con voi. Un assassino, però l'assassino deve essere giovane, quindi io farò l'assassino. Il Jack di cuori è l'assassino. Il comandante, e la missione è quella di rubare il tesoro. E il tesoro sono i quattro assi. La prima cosa che mi viene in mente è di tendere una trappola all'assassino, quindi magari l'assassino trova il tesoro. Ok, però lui è convinto di aver trovato il tesoro. In realtà il tesoro scompare, arriva il poliziotto e incastra l'assassino. Ok, ci sono. Dobbiamo cambiare un po' di ruoli. C'è un poliziotto che in realtà non è un poliziotto ma è un mago. È un mago poliziotto. E c'è il ladro. Il poliziotto arriva dopo, il ladro arriva subito. Il ladro trova gli assi, che sono il bottino. Arriva il poliziotto e gli fa perdere il bottino e lo ingabbia. E poi dopo si vede che il poliziotto riporta via il bottino. Potrebbe essere questa soltanto un'idea basata su una pagina di un libro che ho visto. Allora, il personaggio è il seguente. Il primo personaggio è un ladro, in questo caso il Jack di cuori, ok? Che sta cercando un tesoro, ok? Di derubare qualcosa. E arriva dentro, non lo so, un palazzo, ok? Puff. E trova un grandissimo bottino. Puff. I quattro assi. Ad un certo punto, però, non si accorge che da lontano, ok? Arriva un, come si chiama? Un poliziotto. Puff. Il poliziotto arriva e gli dice bla 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 bla. Ok, non puoi fare niente. Lo blocca, gli fa sparire il bottino. Si trasformano in due. Ok, lo ingabbia. E lui ovviamente avrà per sempre il bottino per sé. Puff. Infatti, se vai a controllare dal suo lato, ora c'ha gli assi. Ok? Raga, potrà sembrarvi idiota, potrà sembrarvi banale, ma questa cosa ha stimolato la mia creatività e ci ho messo esattamente 5 minuti. Quindi quello che potete fare è prendere una storia e vedere come la potete modificare. Questa ovviamente non la utilizzerete mai in pubblico perché è terribile, lo so, ma vi può dare l'idea su come creare una, tra virgolette, storia con un mazzo di carte. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate tratto qualcosa di utile per voi e per la vostra magia. Io come al solito vi ringrazio di cuore. Se volete vedere gli altri tutorial vi lascio la playlist qua sopra, e se volete acquistare giochi di magia, libri, DVD, mazzi di carte, qualunque cosa, vi lascio il sito di SOK in descrizione. E se usate lo sconto Jack Nobile avrete il 10% di sconto. Dovrei finire di leggere sto libro, è carino. Io come al solito vi mando un mega bacio e un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.